Valentino VI per questo martedì 19 luglio. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda Santa Macrina e allora ci andiamo a vedere la sua storia. La prima di 10 fratelli, tra i quali 4 divenuti santi, nacque in Ponto nel 327. Giovane e bella era un partito agognato, ma scelse presto di dedicarsi esclusivamente a Dio. Per diversi anni rimase al fianco della madre per aiutarla nel governo della casa e nell'educazione dei fratelli. Esercitò un'influenza decisiva sulle scelte dei due più famosi, Basilio di Cesarea e Gregorio di Nissa. Quando gli uomini ebbero trovata la loro strada, madre e figlia decisero di ritirarsi ad Annesi, sulle rive del fiume Iris, e qui Macrina divenne la superiora del monastero doppio, dove uomini e donne si sforzavano di vivere in pienezza il Vangelo. Al ritorno dal concilio di Antiochia, Gregorio di Nissa si fermò ad Annesi per salutare la sorella. Fu l'ultimo incontro tra i due, dato che Macrina morì nel 380, a soli 53 anni. Gregorio, tuttavia, fece in tempo a sentire dalle sue labbra la grandiosa preghiera pronunciata prima della morte. La sua spiritualità e la sua vita sono narrate dallo stesso Gregorio. Dopo aver ricordato il santo del giorno, facciamo la lettura dei titoli di apertura dei quotidiani. Iniziamo dalle pagine del Centro. Ha rubato in 300 auto, preso, neutralizzava la chiusura elettronica e ripuliva, come riavere il mal tolto, sulle cronache di Pescara. Centropagina, code di tifosi ai punti vendita, tutti in fila per il Pescara, già 3.500 abbonati. E poi ho visto chi mi ha ferito, picchiato per gioco sulla strada parco da un ragazzo dell'est. L'incidente con i due ragazzi morti, vasto, agli arresti il giovane guidatore. E poi di spalla alcuni big in forze, notte bianca di Pescara verso il rinvio al 6 agosto. Un'estate senza pace, mare vietato per altre 24 ore nella zona nord, sempre sulle cronache di Pescara. E poi rubati 600 pannelli in 4 arrestati e scarcerati dopo il furto. Di taglio alto Nizza, polemiche dopo l'attentato, prima vittima italiana, fischiato il premier Valls. Sanità si cambia, gratis 5 vaccini, esenzione per i celiaci. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo. Si parla ancora dell'incidente avvenuto tra la notte di sabato e domenica. Alcol e selfie dietro lo schianto, vasto, ragazzi trafitti dal guardrail, arrestato dopo le analisi l'amico che guidava la Panda. Lui mi ha accecato un flash, smartphone sotto esame e oggi l'addio a Domenico e Andrea. Sulle cronache di Avezzano, bimbo falciato da un'auto, è gravissimo. E poi mi ha massacrato a tradimento senza alcun motivo. Il knockout game parla la vittima del pugno, patto di sicurezza, si recuperano le periferie. Di spalla, sorpresa, PIL, l'Abruzzo tiene meglio del previsto. E poi che estate, niente tuffi a Pescara Nord, spiaggia sparita, Francavilla, l'erosione di vieti, un mare di problemi. Di taglio alto l'Aquila, la perdonanza, il corteo si divide in due per i cantieri. A Vasto rifugiato distrugge l'albero di Natale, il TAR conferma deve essere espulso. Lo sport, il Pescara in attesa di Giomber, cerca Leskovic e Dumitru. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. In apertura la perizia sui medici della bimba morta a soli 16 mesi. Allora, aspettiamo la lettura del quotidiano La Città, nel frattempo ci ascoltiamo il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, siete un po' giù di tono, forse non avete riposato abbastanza. Cercate di fare solo lo stretto necessario. Il partner, seccato per il vostro muso lungo, non farà che peggiorare il vostro umore. Cercate di prendervi i vostri spazi. Toro, dovete agire, non serve star fermi a guardare. Dovete essere audaci se non volete che qualcun altro vi soffi da sotto il naso quello per cui avete faticato molto. Solo così facendo sarete vincenti. Gemelli, la vostra creatività potrebbe essere al top. Approfittatene per rendere concreto un progetto sul quale lavorate da tempo. In amore sarete romantici, anche più audaci del solito. Questo potrebbe buttarvi tra le braccia di una persona alquanto pericolosa. Cancro.
cancro, buone occasioni. Sul lavoro vi si presentano delle ottime opportunità, ma siate svegli perché non è detto che sia facile coglierle. In coppia cercate di far capire al partner i vostri sentimenti. Attenzione a non essere fraintesi, potrebbe sorgere un grande problema. Leone, impegnatevi al massimo sul lavoro. Dopo un periodo di basso rendimento, oggi sembrate essere ritornati quelli di sempre, pronti a raggiungere gli obiettivi prefissati. In coppia l'umore dovrebbe migliorare, quindi cercate di farvi perdonare dal partner se siete stati scontrosi e maleducati. Vergine, un po' di ansia e nervosismo vi rendono la vita difficile. Invece che lottare contro questo stato d'essere, accettatelo e affrontate gli inconvenienti che vi porta senza grandi crisi. Bilancia, siete ricercatissimi, tutti vi vogliono e cercano la vostra amicizia. Dispenserete consigli a destra e a manca, in amore soprattutto, nelle relazioni di lunga data non riuscite più ad essere passionali come un tempo, però ci siete con molta volontà e forse questo al partner basta. Scorpione, sarete molto intuitivi e questo vi permetterà di captare le energie nell'aria e soprattutto di evitare gli ostacoli o di preparare abili contromosse. Se volete conoscere l'amore della vostra vita, stare chiusi in casa non vi aiuta, uscite e non abbiate paura di conoscere gente diversa dal solito. Sagittario, molto bene tutto ciò che concerne i soldi. Potreste decidere di far fruttare un lascito o dei risparmi grazie ad un affare che sarete in grado di cogliere al volo. In questi giorni, al contrario, gli affari di cuore vi interessano poco. Capricorno, la vostra voglia di nuovo, di diverso, potrebbe venire soddisfatta con un viaggio vero e proprio, ma anche solo con lo studio di discipline che vi affascinano. Se invece siete in vacanza, non aspettate oltre e partite. Acquario, non sapete bene cosa pensare, siete coinvolti molto da una persona, ma avete paura di trovarvi davanti a qualcuno che possa giocare con i vostri sentimenti. Attenzione, ricordate che il suo cuore va conquistato e non comprato. Pesci, oggi non potete contare su una buona giornata. Se sul lavoro non ci saranno grandi scossoni, potreste invece prendere decisioni drastiche nel campo affettivo, soprattutto se si tratta di un legame che dura nel tempo e che ormai è chiaramente stanco. Ci leggiamo i titoli di apertura del quotidiano La Città. La bimba morta, processo i pediatri a Sant'Egidio, i medici che visitarono la piccola Francesca Sofia, 16 mesi accusati di omicidio colposo. A centro pagina, tutti pazzi per Pikachu, Pokémon Go, l'app Nintendo spopola anche a Teramo. E poi controllore aggredito sull'autobus, Giulianova, un buttafuori, pretendeva di non pagare il biglietto. Di spalla il maltempo a Tortoreto, la spiaggia continua a aumentare, poi a Pineto devastata la storica Pineta Filiani, il sindaco la fa chiudere. Di taglio alto denunciati dai familiari, donna deceduta sotto i ferri, indagati 7 medici giuliesi. Giovani vite spezzate, l'omicidio stradale, arrestato l'amico che era alla guida. Di taglio basso la Lega Pro, l'intervista al patron del Teramo Campitelli, l'anno scorso eravamo morti, ora il Teramo è resuscitato. Poi la cultura, l'occhio che ascolta a Ripattoni. Vediamo ora i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine del Fatto Quotidiano. In apertura si parla di Erdogan, sevizi agli oppositori, Alfano blocca il reato di tortura, cose turche, il sultano rastrella i ribelli, noi mandiamo in soffitta la legge. E poi le pagine di Libero, condannato per scherzo, 5 anni di carcere a De Benedetti per i morti all'Olivetti, ma non andrà in galera né ora né mai perché è ricco. E anche qui l'Unione Europea, se mettete la pena di morte restate fuori, fosse solo quello. Se la Turchia entra in Europa usciamo noi.
Il Corriere della Sera, la grande epurazione di Erdogan, Turchia all'Unione Europea con l'esecuzione, addio Europa, e poi Kerry, la reazione di Ankara sarà seguita molto attentamente dalla NATO. Disposto a dare l'ok alla pena di morte, sospesi 8.000 poliziotti, oppositori denunciati e legati. La Repubblica, pena di morte possibile, il mondo a Erdogan, fermati Merkel, così mai nell'Unione Europea, Istanbul ucciso vice sindaco, le foto shock dei prigionieri. Le pagine del Tempo, 5.012 morti ammazzati, siamo in guerra, Occidente e cristiani nel mirino, il dossier che conta le vittime del Califfato Nero, bombe, decapitazioni, stragi spiaggia, treni, piazze, a Nizza il primo italiano ucciso. In ginocchio da te, militari, golpisti arrestati, umiliati e denudati, Erdogan si vendica e vuole la pena di morte. La Stampa, le grandi purghe di Erdogan per la Turchia, e poi l'ira dopo il dolore, i fischi a Vals. Il Manifesto, la foto in apertura, il lager, migliaia di arresti, centinaia di soldati detenuti, denudati e linciati e lasciati nei campi di prigionia. L'Unità intitola Metodo Erdogan, arresti di massa di giudici e procuratori, militari legati, ammassati nudi, pena di morte. Nel dopo golpe fallito la grande purga del sultano e ora l'Unione frena sull'adesione. Torniamo sulle pagine del Centro e anche qui apriamo la pagina nazionale, la tragedia della Promenade, Nizza, fischi a Vals, prima vittima italiana, attenzione alla cerimonia dopo la strage, il premier dice siamo in guerra, riconoscimento ufficiale della salma di Mario Casati, ancora 5 i dispersi, il memoriale dell'odio sul lungomare dove è stato ucciso l'attentatore Boulel, i passanti ammassano pietre, immondizia e urlano insulti. Merci, merci è il coro spontaneo che accompagna il passaggio dei vigili del fuoco, della polizia municipale e dei volontari della Croce Rossa. Niente religione e ossessione del sesso, poi la metamorfosi. Sul PC del killer ricerche di incidenti, video dell'ISE, attentati. Mollins dice interesse recente, legami con gli jihadisti non certi. Di taglio basso a parlare Alfano, dice uniti contro il terrore, l'Italia si compatta, i capigruppo massima coesione delle forze politiche davanti agli attentati, la Lega diserta l'incontro. La Turchia, il golpe fallito, il pugno duro di Erdogan, esecuzione per i ribelli, ma deciderà il Parlamento, ondata di arresti almeno 7.500 e di licenziamenti, divieto di espatrio per i dipendenti pubblici, ucciso vice sindaco dell'opposizione. E poi addio Unione Europea se torna la pena di morte, duro monito ad Ankara, Casa Bianca dice non in discussione status membro NATO. USA 2016, la convention, rabbia e paura accolgono i repubblicani, il partito radunato a Cleveland per candidare Trump alla Casa Bianca, in primo piano la sicurezza con il rischio proteste. Si teme che avvengano scontri, c'è allarme a seguito delle tensioni razziali e il pericolo che le forze anti-Tycoon eccedano nelle contestazioni anche con l'uso di armi. Amianto all'Olivetti, fratelli De Benedetti condannati a 5 anni. L'ingegnere dice sono amareggiato, non ho commesso reati. 23 mesi all'ex AD Passera, assoluzione per Colaninno. E poi la pagina dell'Abruzzo apre con il lavoro. Che ci sarebbe? L'appello è al governatore D'Alfonso. Giovani farmacisti, sono 85 e aspettano una sede da dicembre. Nasce un comitato, un laureato su 4 è disoccupato. C'è stato il concorso, ma la regione non fa le assegnazioni. E poi autorizzata la cassa integrazione in deroga per 227 lavoratori. Di spalla la nuova Costituzione, Gatti presenta il comitato per il no al referendum. Non si muove Foglia, un libro racconta il monarca Gaspari, a 5 anni dalla morte Gino Di Tizio rievoca vizi e virtù del politico DC che ha segnato la storia della regione. Andiamo avanti sempre sulle pagine del Centro, la pagina di Pescara si apre con il rinvio della manifestazione sulla Riviera, la Notte Bianca slitta ancora, i big sono in forze, allo studio un rinvio dal 24 luglio al 6 agosto, a rischio i concerti di Paola Turci, Tonino Carotone, la Mannoia invece arriva domenica. E poi il mare, altre 24 ore di divieti sul litorale nord. Rinviata a domani la revoca dell'ordinanza emanata dopo il maltempo. Sono state raccolte 20
tonnellate di alghe. Di taglio basso la puzza dal sansificio, scatta il blitz dei vigili, i residenti segnalano di nuovo odori nauseabondi, ripartono controlli all'impianto di strada Torretta. Sulla cronaca posso identificare chi mi ha aggredito, il 38enne, vittima del knockout game sulla strada Parco, sarà operato giovedì. Ho visto bene in viso quel giovane dell'Est. Ancora cronaca, investito da uno scooter sulle strisce in via Rigopiano, un pensionato finisce in ospedale. La raffica di colpi sul lungomare, super ladro incastrato, 300 furti nelle auto, svaligiava le macchine in sosta manomettendo la chiusura, tra la refurtiva 10.000 euro in contanti, santini, pipe e computer. L'amara sorpresa, eccola al ritorno dalla spiaggia o da un pranzo fuori, dal salutare corsa sul lungomare o a fine lavoro. Salendo in macchina il proprietario trovava completamente svuotata di ogni oggetto lasciato all'interno di valore e non. Ieri c'è stata una conferenza stampa proprio per questa operazione portata a termine dalla questura di Pescara, tantissime le vittime, soprattutto un appello a chi fosse stata vittima e non avesse sporto denuncia per tutta la refurtiva trovata. Vediamo. Circa 300 tra portafogli, borse e borselli, un centinaio di paia di occhiali da sole, 25 cellulari, due computer portatili, due palmari, decine di chiavette USB e chiavi di autovetture, una valigetta con un set di pipe di pregio, una borsa da medico contenente strumentazione sanitaria, tre fotocamera, un robot da cucina e 15.800 euro in contanti e tutto il materiale sequestrato dalla squadra mobile di Pescara che ha incastrato così un ladro specializzato in furti in automobili. L'uomo, 37enne, sarebbe responsabile di centinaia di colpi messi a segno in auto parcheggiate tra Pescara e Montesilvano. Osservava le sue vittime, le sceglieva preferibilmente tra coloro che andavano a correre sulla riviera oppure che andavano al mare. Dopodiché interveniva con il cosiddetto jammer, che è un disturbatore di frequenze, che impediva la chiusura delle autovetture perché inibiva il funzionamento dei telecomandi. Dopodiché, quando le vittime si allontanavano dall'auto, convinte di averla chiusa, lui saliva a bordo e prendeva tutto ciò che poteva prendere. È necessaria la collaborazione dei cittadini, e coloro che hanno già sporto denuncia possono venire in questura per il riconoscimento e la restituzione, chi non l'avesse sporta è pregato di farlo e poi di recarsi nei nostri uffici. Molto denaro in contante, in parte provento della vendita che lui faceva degli oggetti rubati e in parte provento dei furti sulle autovetture. Questo è il primo step di un'indagine un po' più articolata che ci vede impegnati nel contrasto contro questo tipo di reati. Stiamo monitorando un'organizzazione dedita a questo tipo di reati e quindi è un primo passaggio di un'attività investigativa che viene da lontano e che ci vede impegnati per il futuro per sviluppare altre tematiche di indagine. E proprio di sicurezza per l'allarme sociale si è parlato ieri a Pescara. Firmato il progetto Pescara Sicura, un sistema da 49.000 euro sui mezzi della polizia, un accordo denominato Pescara Sicuro tra la prefettura, la regione, il comune, la provincia, la camera di commercio. Arriva il progetto Mercurio con il sistema Scout Street che prevede l'installazione di un videoscanner sulle auto della polizia che analizzerà in tempo reale le targhe delle macchine riprese mentre al volante è in giro per la città. Un patto per la sicurezza, si è parlato molto di attenzione verso le periferie per evitare quello che ultimamente è stato denominato l'allarme sociale. Vediamo. È stato siglato questa mattina a Pescara, nella sede della prefettura, l'accordo su Pescara Sicura, stipulato da Prefettura di Pescara, Regione Abruzzo, Amministrazione Provinciale, Comune e Camera di Commercio. L'accordo mira a rafforzare l'azione di contrasto dei fenomeni criminali che destano maggior allarme sociale all'interno dell'area metropolitana, migliorando così il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie. Inoltre, con il protocollo si intende realizzare nuove strategie di intervento soprattutto nelle aree più periferiche della città. Nel campo delle nuove tecnologie, grazie al contributo di Fondazione Pescara Abruzzo, dell'ANCE, della Cassa Edile, di Formedil Pescara e della BCC Castiglione Messer Raimondo e Pianella e Cappelle sul Tavo, in attuazione del progetto Mercurio, le volanti della Polizia di Stato saranno dotate del sistema Scout Street che consentirà di migliorare le capacità di intervento e di controllo del territorio da parte degli operatori di polizia. L'accordo siglato questa mattina, una validità biennale, potrà essere esteso ad altri soggetti
pubblici e privati della provincia di Pescara per la realizzazione di ulteriori progetti in materia di sicurezza urbana integrata. Come si è dimostrato a Barcellona, a Catania, nelle più importanti città anche del nord, pensate a Torino, certo le divise delle forze dell'ordine sono importanti, ma sono fondamentali i progetti di qualità della vita, lo sport, la cultura, la vita religiosa anche. Noi dobbiamo fornire spazi per consentire la vita comunitaria. Ora lasciamo le pagine dei quotidiani, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo e lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, questa settimana all'insegna delle temperature alte è tornato il caldo, nei prossimi giorni cosa si prevede? Eh sì, è tornato il caldo perché è tornata l'alta pressione di matrice afro-mediterranea che nei prossimi giorni continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato su gran parte della nostra penisola, quindi anche sulla nostra regione, dove le temperature sono previste in progressivo aumento. Ma nel corso dei prossimi giorni, in particolar modo tra giovedì e sabato, aumenteranno anche i tassi di umidità lungo la fascia costiera, quindi tornerà anche l'afa. Quindi poche novità nei prossimi giorni, Francesca, non ci saranno cambiamenti significativi, tuttavia c'è da segnalare nel fine settimana il transito di infiltrazioni di aria umida di origine atlantica che attraverseranno le regioni centro-settentrionali, insomma si tratta di una previsione ancora da confermare, tuttavia potrebbe favorire questo passaggio un aumento dell'instabilità pomeridiana soprattutto sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, quindi una situazione questa comunque da confermare. Per il resto, ripeto, bel tempo e temperature in ulteriore aumento, ma il caldo, comunque quello più intenso, ci farà visita soprattutto tra giovedì e sabato. Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Eccolo qui, il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete i bollettini aggiornati nel corso delle ore e come segnaliamo sempre, quelle che vedete sulla destra sono le quattro finestre sulle quattro province abruzzesi con le webcam in tempo reale per capire e monitorare un po' la situazione in tutta la regione. Noi suggeriamo sempre anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e ringraziamo Maurizio Dagui in regia. Qui troverete tutto quello che è presente sul sito ufficiale di Abruzzo Meteo, i bollettini aggiornati nel corso delle ore, le segnalazioni di Giovanni De Palma. Segnaliamo anche il suo profilo personale, eccolo qui, perché qui troverete qualche curiosità in più. A partire dalla foto scattata alle prime luci dell'alba, dove vengono registrati anche i gradi del momento, noi ricordiamo viene scattata da Montesilvano, troverete anche quelli che sono gli strumenti di rilevazione meteo utilizzati dal nostro esperto, questo per gli appassionati meteo, ci sono le descrizioni, insomma quello che è un po' il mestiere dell'esperto meteo per gli appassionati, curiosi. Troverete anche le segnalazioni degli utenti che sono molto importanti, video e foto postate sulla bacheca di Giovanni De Palma per segnalare particolari situazioni in modo da mettere al corrente da un lato Giovanni di quello che succede sulla nostra regione e dall'altro anche tutti gli utenti che sono connessi alla sua pagina ed è un modo per muoversi sempre in sicurezza, quindi noi lo suggeriamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20 e ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro. Progetto del nuovo stadio stoppato anche da Roma. Il Ministero boccia il ricorso del Comune contro il no della soprintendenza, ma la trattativa riparte. Diodati dice adegueremo la struttura come richiesto. E poi esercitazione della Croce Rossa, prove di evacuazione alla RSA De Cesaris di Spoltore. Di spalla si torna a parlare della tragedia allo stadio, la morte di Pier Mario Morosini. In aula testimonia la fidanzata Anna. Lo scontro all'interno del PD finisce di nuovo in tribunale. Casciano fa causa a Natarelli, il posto in consiglio è mio. E poi la nuova banca Caripe solo di nome, fusione completata con la Popolare di Bari. Sulla pagina di Montesilvano, via libera del Consiglio Comunale, accordo pubblico-privato per il nuovo cimitero. Il Comune punta su un project financing per realizzare l'opera da 8 milioni. Dovrebbe sorgere nell'area collinare in zona Vestina al confine con Cappelle. E poi un'interrogazione sul piano spiaggia. A Montesilvano stabilimenti da spostare, norma rispettata da pochi.
Il parco Antonilli, degrado e bivacchi, rifiuti ovunque, alberi a rischio caduta, chiusa una porzione dell'area verde. Di Taglio Bassola municipalizzata è prima tra le società in house, spoltore servizi più trasparente d'Abruzzo. Sabato al Colle torna la cena in bianco, cibi, tovaglie e abiti rigorosamente candidi, sempre su Monte Silvano. Presi dopo i furti, ma sono già in libertà, 4 arresti per 600 pannelli solari spariti. Carabinieri insospettiti dal viavai di furgoni tra l'autostrada e Nocciano. Erano circa 600 pannelli fotovoltaici per un valore di 250.000 euro. Questo era il bottino di una serie di furti commessi nel giro di poche ore da almeno 4 cittadini di nazionalità marocchina domiciliati in provincia di Salerno. Le mareggiate scogliere da rinforzare, a Francavilla appello alla Regione e al Comune degli imprenditori turistici. A Pianella annullato l'appalto da 11 milioni per la luce sulle strade. La Brioni, 1000 lavoratori accettano l'orario ridotto. La mobilità volontaria dei dipendenti della Maison Pennese scadrà il 31 luglio. Intanto il gruppo francese rilancia il marchio, apre negozi e aumenta le vendite. Una nuova costruzione a Rosciano, un centro sportivo al servizio di 4 paesi. E poi Risico, la grande sfida, torna nel weekend. Dopo il rinvio per pioggia, Sant'Eufemia Maiella si prepara ad accogliere appassionati da tutta Italia. Al Volto Santo di Manopello, la giornata della gioventù. Nell'anno giubilare della misericordia, il rettore della Basilica del Volto Santo di Manopello ha voluto per il 27 agosto prossimo una giornata per i giovani per dedicare loro catechesi, testimonianze, preghiere, musiche e feste. E poi a Roccamorice c'è il concorso nazionale di poesia di Moscufo, premiata da Limonte per la lirica in italiano e in dialetto. La pagina di Chieti, la tragedia di Montenero, Andrea e Domenico, oggi Vasto si ferma, alle 10.30 ci saranno i funerali a San Marco, il conducente dell'auto positivo all'alcol test e agli arresti in ospedale, è stato dimesso l'altro ferito. L'avvocato Cerella dice: il mio assistito è distrutto, le vittime per lui erano come dei fratelli. Tanta l'incredulità nei messaggi di cordoglio, dalla Vastese calcio allo striscione in piazza, il ricordo del papà, della Smargiassi e il volo delle lanterne. La pagina di L'Aquila occupata, la Banca Etruria, rivogliamo i nostri soldi, risparmiatori di Pizzoli infuriati per la disparità di trattamento con Monte dei Paschi di Siena. È un attacco al diritto fondamentale dell'uguaglianza di tutti i cittadini. E poi Trenitalia è stata multata per i ritardi sulle cronache di Avezzano. Scontro, feriti 2 vigili del fuoco, l'autobotte si ribalta durante un'uscita per un soccorso, sempre sulla cronaca di Avezzano. A Capistrello, biglietti falsi, il processo per truffa, beffa online per 3 interisti in occasione della finale Champions del 2010. Ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, restiamo sulle pagine del centro, apriamo quella di Teramo. Banche si cambia, Tercas Bari è iniziata una nuova era. Diversi clienti segnalano intoppi e difficoltà con il cambio degli IBAN per entrare nel sito internet della BPB. Da ieri banche integrate, i problemi sono forse dovuti al gran numero di conti da trasferire, ma dovrebbero essere superati in breve tempo, queste le dichiarazioni. E poi il PM Irene Scordamaglia, promossa in Cassazione, arriva il via libera dal plenum del CSM, si è occupata del crack Curti di Pietro e del filone locale della ex Tercas. Di Taglio Basso muore in ospedale, indagati 7 medici, un'anziana deceduta dopo un intervento, oggi l'autopsia in seguito alla denuncia fatta dai familiari. Passiamo ora sulle pagine del Messaggero. In apertura c'è la sanità, piano di riordino e commissariamento. Si decide tutto in 48 ore. Ritrovata l'autonomia, oggi il possibile annuncio da Roma e domani la riorganizzazione in aula, le accuse di Forza Italia. Seduta straordinaria del Consiglio, tra gli argomenti anche il progetto Maltauro per l'ospedale di Chieti.
CICAS, cassa integrazione per 227 lavoratori ex precari di Attiva, deciderà il Ministero. È ancora crisi, quesito a Roma sulla possibilità di utilizzare una riserva già disponibile di 300.000 euro. Di taglio basso, via Francigena, pellegrinaggio di 25 km sul percorso dell'Apostolo Tommaso. L'iniziativa il 23 luglio da Lanciana Ortona per il marketing legato al culto, arrivano 800.000 euro. E poi il report Giustizia Lumaca, record a Teramo, più di 1.000 giorni per una causa. Nel settore civile il Tribunale di Chieti il più veloce, nel mezzo L'Aquila e Pescara. Sulle cronache di Pescara, quel pugno sferrato senza motivo. SB, il 39enne vittima del knockout game, ricorda l'aggressione di sabato notte. Mi ha solo detto: perché ridi? Domani sarà operato per le fratture al cranio. Non voglio parlare del mio aggressore, direi cose tremende. Ovviamente in riferimento al knockout game, purtroppo. I carabinieri passano al setaccio le telecamere della zona, si indaga sui balordi della strada parco. E poi la sicurezza comincia dalle periferie, come abbiamo annunciato prima, è stato siglato in prefettura l'accordo con regione, comune, enti locali, primo impegno il risanamento delle aree di degrado. Di taglio basso l'ex FEA, il bando pubblico per il recupero. Confronto in regione tra Alessandrini, D'Alfonso e D'Amico, la struttura avrà una funzione sociale e anche culturale. Sulle cronache, i furti sulle auto, è stato preso il ladro seriale, centinaia di colpi a segno in 6 mesi, la mobile recupera refurtiva per 15.800 euro, denunciato pugliese, in casa nascondeva borse, portafogli, occhiali, telefonini. E Muriana, il della questura di Pescara, ha dichiarato era devoto, conservava i santini. E poi morte allo stadio, soccorsi caos e defibrillatore ignorato. Scontro fra periti in aula per Pier Mario Morosini. La tragedia del 2012 durante una gara, secondo l'accusa, il medico del 118 avrebbe dovuto gestire l'emergenza. Mala scatenata, le aziende nel mirino, la banda dei fotovoltaici nella rete dei carabinieri. 4 marocchini trasportavano 600 pannelli rubati a Nocciano per rivenderli tra Lazio e Campania. Scade solo domani il divieto di tuffi sulla riviera nord. L'ACA ha registrato fino a ieri sversamenti di reflui nel fiume. Già tornati alla normalità invece i valori a Fosso Vallelunga. Alla scadenza tutto il litorale sarà balneabile. Padovano chiede alla regione più investimenti. A Francavilla cancellata la spiaggia, è fallito il progetto delle scogliere. Poi Montesilvano Colle si prepara alla cena in bianco. Si punta a bissare il grande successo dell'anno scorso. La pizza napoletana protagonista oggi al Teatro del Mare. La pagina di L'Aquila, Sacci, vendita in bilico, a rischio centinaia di posti. Il 27 scadrà la concessione mineraria della cementeria di Cagnano Amiterno. Senza il rinnovo salterà la cessione al colosso Cementire e sarà fallimento. La Di Federici attacca la regione e dice: in 5 anni non si è riusciti a chiudere un iter. Nell'Aquilano sono in angoscia 200 persone, ma l'operazione riguarda anche altre città. 5.000 file pedopornografici, arrestato un operaio a Benevento. E poi ospedale, ascensore rotto, disagi alle sale operatorie, pazienti costretti a fare percorsi alternativi passando anche all'esterno dell'edificio. La perdonanza, i cortei saranno 2, in 250 partiranno da Cristo Re. La novità dettata da esigenze di sicurezza legate ai cantieri di ricostruzione del centro storico. Moroni dichiara: se dovesse avere riscontri positivi, l'eccezione potrebbe diventare la regola per il futuro. E poi l'evento, Romeo e Giulietta, debutto del TSA a Verona, stasera al Parco del Castello, un'altra anteprima nazionale per i cantieri dell'immaginario. Bimbo contro auto, batte la testa, è grave, trasportato subito in ambulanza a Roma, all'improvviso è sfuggito al controllo del padre, il violento l'impatto, è stato un fine settimana di inferno nella Marsica, si ribalta l'autobotte dei vigili del fuoco, ci sono 2 feriti, intervento dell'ambulanza ad Antrosano e corsa contro il tempo verso la capitale. Poi i TCG di Nino Morandi, via libera dalla procura sulle cronache di Sulmona, De Crescentis, dice: piena disponibilità ad agevolare il rientro in tempi celeri degli studenti nella loro sede. A Sulmona, pugno in pieno volto, un 21enne in ospedale, banale lite tra ragazzi in piazza, Carlo Tresca ha rischiato di
trasformarsi in tragedia. La pagina di Chieti, cari Chieti, chiude le porte ai risparmiatori beffati. I legali della vecchia e della nuova banca dicono no alla richiesta di mediazione. In 43 hanno tentato la carta dell'accordo, schiaffa le famiglie, dice il Codacons. L'unica strada è il ricorso al giudice fallimentare, prevista la fuga dei correntisti verso altri istituti. E poi gli immobili della Curia per il progetto Erasmus. L'incontro tra Forte e il governatore D'Alfonso getta le basi. Un dovere collaborare, dice l'arcivescovo. Drink e selfie al volante, arrestato Mattia. I due amici morti nell'incidente. L'Amanda guidava la Panda con un tasso alcolico di 1,5 nel sangue. Piantonato in ospedale, il giovane ha parlato di un flash che lo avrebbe accecato. Esami sugli smartphone per capire chi abbia scattato la foto. L'avvocato ha dichiarato bisogna indagare soprattutto sul guardrail che ha trafitto i passeggeri. E poi l'abbraccio della mamma di Andrea. Ho perso lui, ma almeno tu sei salvo. Il commovente gesto prima dell'apertura della camera ardente. Messaggio del papà di Roberta Smargiassi, uccisa da un'auto. Lanciano, via dei Frentani, nuova pavimentazione, da lunedì sarà in vigore la ZTL a singhiozzo. I lavori contestati dall'impresa con 20 giorni, consegnati dall'impresa con 20 giorni di anticipo. Previste due aperture giornaliere al traffico dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. Sulla pagina di Teramo, addio negozi di scarpe e vestiti, in centro si vende solo food. La straordinaria crescita di attività che offrono cibi per tutti i palati, brasserie, locali tipici, bio per vegani, insidiano anche ristoranti e pizzerie. Il commercio tradizionale è sempre più in affanno, è il momento degli affari con la nuova tendenza dell'alimentazione di qualità e salutista. Sanità, la regione assegna 40 posti letto in più, Teramo passerà da 841 posti letto a 883, con la conservazione e valorizzazione di tutto l'assetto ospedaliero. Ad affermarlo è l'assessore alla sanità Silvio Paolucci, che nel replicare alle accuse di Forza Italia ha ribadito ieri il rispetto degli standard di sicurezza e di qualità delle cure che sono richiesti a tutte le regioni. L'allarme, la provincia a rischio default sul mercato, gli immobili. Il presidente di Sabatina ha dichiarato ci autorizzino a dismettere per garantire i servizi. E poi la pagina di Giulio Nova, l'inquinamento, il Tordino è sotto accusa. Le piogge dell'ultimo weekend riportano a galla i problemi. La foce è ampia ma è ostruita dalla parte di Giulianova. In attesa dei necessari interventi per migliorare la qualità delle acque, bisogna riportarla in asse rispetto alle sponde. E Forcellese ha dichiarato le modifiche sono determinate dagli eventi alluvionali del marzo 2011. Ieri il primo incontro tra volontari e migranti a Roseto, gli attivisti di Brucare Ollus hanno incontrato i richiedenti asilo per discutere dell'accoglienza. A Giulianova il caso Pennesi, 7 medici indagati, fissato per oggi l'esame autoptico sulla donna morta in ospedale. A Tortoreto, sfiorata la tragedia, sviene al volante. Per fortuna solo sfiorata a Tortoreto Lido la tragedia tra il lungomare Sirene e la rotonda di Viale Trieste. Il pronto intervento di una pattuglia dei vigili urbani composta dal comandante Sabrina Polletta e gli agenti Luciana Di Carmine e Deborah Cardinali ha fatto sì che non ci scappasse il morto. Apriamo la pagina dello sport sul Messaggero. Pescara arriva Leskovic in attesa dell'accordo con il difensore romanista Jomber. Chiuso l'accordo con il centrale croato. Forse già domani le visite. Per l'attacco spunta il nome del napoletano Dumitru, mentre la Sampdoria non molla e chiede ancora Verre. Nuovo contatto con la Juventus per Mandragora. Cocco e Zuparic verso Frosinone, ma il croato tentenna. E di spalla si sblocca il progetto per il restyling dello stadio Adriatico di Pescara. Di taglio basso il ciclismo, il Matteotti è pronto per il campionato italiano. Per il futuro si cerca di coinvolgere Sebastiani, Sciotti e Marchesani, ma c'è anche l'ipotesi di un gruppo cinese. E poi Forte il ritiro, Sansovini si riavvicina al Teramo, calcio Lega Pro, si parla ovviamente del Teramo. Per la Serie D l'Aquila non servirà una seconda fideiussione.
Nel Real Giulianova pronti quattro colpi, presentato Evangelisti. Ora la società giallorossa prova a stringere per Gizzi, Cerasi, Del Grosso e Cicchetti. Il patron Bartolini ha dichiarato: per il bomber faremo con calma, in quel ruolo non possiamo fare errori. Ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città, sfogliamo anche qui quelle che sono ovviamente le cronache del territorio. Allora, prima di questo facciamo allora le pagine dello sport per il quotidiano Il Centro. Abbiamo parlato del premio Matteotti, come detto domenica si è svolto il premio che dopo molte polemiche invece è stato garantito proprio grazie al sostegno di imprenditori anche della regione Abruzzo. A vincere è stato un giovane di 19 anni e allora vediamo il resoconto della giornata e soprattutto i progetti futuri. Vediamo. L'edizione numero 69 del trofeo Matteotti, quella del rilancio e del disvelamento delle convocazioni per Rio di Davide Cassani, va proprio ad un ragazzo in maglia azzurra, Vincenzo Albanese. 19 anni della Opla Petroli Firenze, ma per l'occasione portato da Marino Amadori a Pescara col tricolore. Si cimenta in un'azione da finisher quando a poco più di un chilometro dall'arrivo esce da un gruppo che cercava di rimontare su Iuri Filosi. Lo passa e va a prendersi il bis dopo il Gran Premio Liberazione di fine aprile. Sul podio altri due italiani, Manuel Belletti della Willier Triestina e Davide Viganò dell'Androni Giocattoli. Un po' di amarezza per gli abruzzesi, la Fantini Nippo manca di un soffio, un successo che sentiva già suo proprio con Filosi che chiude 17esimo. Ciccone chiude al 23esimo posto ma con parecchia delusione, mentre Antonio Di Sante, uno degli uomini più attivi della GM Europovini insieme a Fortin, si attesta in 14esima posizione. Poi le convocazioni di Cassani, a Rio vanno Nibali, Aru, Caruso, De Rosa e De Marchi che vince il ballottaggio con Visconti. Ma per tornare al Matteotti è stata davvero l'edizione del rilancio per la classica pescarese e l'anno prossimo potrebbe regalare la maglia di campione italiano. I presupposti sembrano esserci proprio. Sì, per essere un classe 96 non ci credo ancora. Senti, in maglia azzurra vale ancora di più? Sì, molto. Azione decisiva nel finale? Sì, si sono allargati all'ultimo chilometro, io ho provato e è andata bene. Senti, come ti è sembrato il percorso del Matteotti? Durissimo. Oggi abbiamo dei ragazzi interessanti, ragazzi che in prospettiva futura possono promettere bene e hanno fatto un grosso risultato, perché vincere non è facile assolutamente. Albanese è un ragazzo di secondo anno, per dirti, quindi ha un bellissimo futuro. Io spero che questa esperienza gli possa servire per crescere per il suo futuro. Corsa molto bella, soprattutto per noi. Siamo riusciti a vincere con un ragazzino di 20 anni, Vincenzo Albanese, al secondo anno tra i dilettanti, è stato bravissimo perché è riuscito a stare con i migliori ed è riuscito a sfruttare quelle doti che gli hanno permesso di vincere già il Gran Premio delle Liberazioni quest'anno e di vincere il trofeo Matteotti in mezzo ai professionisti. Andiamo sulle pagine della città, in apertura si parla della cronaca dell'incidente dei due giovani. Arrestato l'amico alla guida della Panda, il 25enne è ai domiciliari all'ospedale di Termoli per duplice omicidio stradale. Affidata alla perizia per ricostruire la dinamica dell'incidente. La procura del centro molisano ha anche disposto gli arresti domiciliari per il 25enne di Vasto, che nella notte di domenica era alla guida della Fiat Panda, che ha perso il controllo. E poi in fila per il saluto, tantissimi hanno voluto dare l'estremo saluto a Domenico Castrignanò e Andrea Marinelli. Di spalla i trasporti, l'autorità multa Trenitalia per gli indennizzi sui ritardi. La natura, asfalto nel parco, gli ambientalisti dicono è uno sfregio, le associazioni denunciano la scelta in netto contrasto con il panorama circostante. Un terribile sfregio a un santuario della natura mondiale, regno di lupi e orsi, è come aver segnato con un pennarello nero la primavera di Botticelli, bisogna fermare tutti gli interventi che stanno andando avanti. Da decenni non si vedeva un attacco di simili proporzioni alla natura e al paesaggio del più famoso parco italiano. Questa la denuncia del forum dei movimenti abruzzesi per l'acqua, queste le foto che denunciano proprio il parco e la situazione che ovviamente
questo momento sta facendo molto discutere. Sant'Egidio, pediatri a processo per la bimba morta ad Ascoli, due medici del Mazzoni che si occuparono della piccola Francesca Sofia, accusati di omicidio colposo. La piccola venne ricoverata il 29 giugno del 2012, il mattino successivo fu colpita da due arresti cardiaci, il secondo le fu fatale. L'accusa a causare la morte, una valvola intestinale, secondo i genitori, non sarebbe stato diagnosticato in tempo. E poi l'inchiesta in un primo momento è stata archiviata, ma grazie ai genitori è stata riaperta ed è arrivata al dibattimento. Di taglio basso a Giulianova, sette medici indagati per la donna morta nell'operazione all'intestino. Il sostituto procuratore Sciarretta ha disposto l'autopsia sulla 78enne deceduta all'ospedale di Giulianova. Tercas, da ieri efficace la fusione con BP Bari. Soddisfatto il presidente Jacobini, che ha dichiarato: siamo riusciti a rispettare i tempi indicati nel nostro piano industriale. Teramo, Piazza Martiri, entra ai bagni pubblici del diurno e resta sequestrato nel sottopasso. I commercianti chiudono senza accorgersi della presenza di un pakistano. La liberazione dopo il taglio della catena. Anche a Teramo tutti a caccia di Pikachu. L'applicazione della Nintendo spopola giovani e meno giovani impazziti in giro per la città con Pokémon Go. Sui social network, per darsi una mano, i giocatori più incalliti hanno creato una pagina Facebook apposita. E poi sindacale e metalmeccanici protestano per il contratto. Ieri mattina la manifestazione davanti alla Confindustria a Sant'Atto. La carica dei 41 per dire no alla riforma costituzionale. Presentato ieri mattina a Pescara il comitato referendario guidato da Paolo Gatti e Lorenzo Sospiri. La Roccaforte, ancora una volta il teramano, esprime la percentuale più alta tra i politici del centrodestra. Ruzzo, il rumore della sinistra e il silenzio di Dodo. Stefano Ciccantelli attacca il Partito Democratico per la riconferma di Forlini e l'accordo con Forza Italia sulle nomine del CDA. No comment, Dodo di Sabatino non commenta il risultato dell'assemblea, ma non è esclusa la resa dei conti. E poi a Teramo scade domani la gara per gli immobili dismessi dal Comune. Commissioni tese su Mote e Comunale. Gian Guido D'Alberto attacca sulla lentezza nell'uscita dalla società dei rifiuti. Brucchi tranquillizza. E poi il caso teatro, la Marroni chiede la gestione da parte del comune, ma non c'è personale per poterlo gestire. Il sociale, la colonia marina del comune a Lido Atlantic. Sono 41 i bambini teramani che domani partiranno per il periodo di vacanze al mare. Cronaca, sopravvive al volo di 30 metri, tentato suicidio dal ponte di Venaccorvo. La provincia, spiagge a gara, presto per evitare disastri. Confartigianato chiede regole certe per tutelare gli investimenti dei balneatori sulle concessioni demaniali. Il rischio terremoto è la direttiva Bolkestein, esiste dal 2006 e prevede la liberalizzazione delle concessioni pubbliche e privati. Le spiagge non possono essere dei privilegi all'infinito, ma devono andare all'asta periodicamente per favorire concorrenza e investimenti. Di taglio basso, Campli, iniziati i lavori di consolidamento della maxi frana di Pastinella. Strada cancellata ed abitato a rischio nella frazione Farnese dopo la nevicata pesante del marzo 2015. La spiaggia di Tortoreto continua a crescere, mareggiate e correnti continuano ad accumulare sabbia a sud e nella zona centrale del lungomare Sirena. E poi a Colonnella il McDonald's potrebbe riaprire attorno al 10 agosto. Martinsicuro, dopo l'incidente mortale i cordoli saranno più visibili. L'amministrazione replica alle critiche dell'opposizione sulla ciclopedonale. A Colonnella, sesso sulla bonifica, stavolta multati anche i clienti. 4.000 euro di sanzioni a prostitute e avventori lungo la strada del piacere. Tortoreto, la festa dell'Assunta, confermati i fuochi e il live della Turci. A Giulianova ancora un controllore picchiato sul bus, questa volta da un buttafuori senza biglietto. L'uomo di colore non aveva spiccioli e pretendeva di viaggiare gratis. Denunciato, il controllore è sceso davanti all'ospedale per una ginocchiata, l'aggressore invece davanti alla caserma. La politica. Sono i debiti i veri protagonisti dell'estate giuliese. Il Movimento 5 Stelle stigmatizza l'assestamento di bilancio in arrivo.
E poi la Pineta Filiani devastata dal maltempo. Pineto, il sindaco costretto a chiuderla per evitare problemi di sicurezza. Un evento eccezionale sulla città, caduti 180 mm di pioggia, l'equivalente di 3 mesi, concentrato in appena 48 ore. A Pineto viaggiavano col bagaglio pieno di superalcolici, famiglia rumena fermata dalla Polstrada e denunciata per ricettazione. La cultura, 24 anni fa l'attentato a Paolo Borsellino, il 19 luglio 1992, la mafia uccise con un'autobomba il magistrato. Tranfaglia dice che dopo le menzogne arrivi qualche verità. La strage il 19 luglio del 92, il magistrato Paolo Borsellino fu ucciso dalla mafia con un'autobomba in via D'Amelio a Palermo. Era nato nel 1940 e nella strage morirono anche 5 agenti della scorta. Il 23 maggio a Capaci la mafia aveva già ucciso Giovanni Falcone. Talento è territorio, Ripattoni Arte sceglie l'occhio che ascolta. È stata presentata la nuova edizione della rassegna, oltre 70 gli artisti coinvolti e sabato ci sarà l'inaugurazione. Arte ma anche libri e musica nel programma del festival che animerà il borgo. Alba Adriatica, strada facendo, un boom di pubblico per il festival. E poi la pagina dello sport, forte, c'è la firma a Teramo per rilanciarmi. L'attaccante arriva in prestito dal Pescara, per la prima punta il DS Fabio Lupo agirà senza fretta. Gli altri obiettivi sul taccuino del direttore sportivo Fabio Lupo, anche Ernesto Torregrossa e Samuel Di Carmine. Andiamo ora sulle pagine del centro proprio per vedere anche qui la pagina dello sport con la Serie E, ovviamente calciomercato per il Pescara. Le trattative, Giomber troppo caro, il Pescara vira su Lescovic. La Roma non contribuisce al pagamento dell'ingaggio, 650.000 euro dello slovacco. Così i dirigenti bianco-azzurri sono pronti a chiudere per il centrale del Rijeka. Entro domani il presidente Sebastiani conta di regalare a Oddo il 25enne nazionale croato. Zuparic non vuole andare al Frosinone, che però avrà Cocco, offerto il difensore del Bologna, Cherubin. E poi si parla del boom degli abbonamenti, 900 in un giorno, al via ieri la vendita libera, code negli store e in totale sono state staccate 3.469 tessere per il nuovo avvio di campionato. Poi l'intervista a Donatelli, carichi per la nuova sfida, il vice allenatore biancoazzurro su Di Giri per la conferma dell'ossatura. È come se fossimo 2 mesi avanti nel lavoro. I nuovi sono ottimi acquisti. Il Chieti, Pomponi, si tratta la cessione della società a tentare di rilevare il club, l'imprenditore Di Stefano, originario di Avezzano. Mercato, la Vastese ingaggia l'esperto centrocampista Cosenza, ex Vibonese. La Lega Pro, il Teramo, forte è l'opportunità per rilanciarmi, l'attaccante in prestito dal Pescara è fatta per Luca Forte. Il Teramo ha ingaggiato in prestito l'attaccante di proprietà del Pescara, originario di Trieste, prossimo ai 22 anni, dopo la trafila nelle giovanili della Triestina. Forte è stato ceduto nel 2012 al Varese, con cui ha iniziato nella primavera, per poi disputare 44 partite accompagnate da 5 reti in Serie B nelle 2 stagioni successive. La Serie D, l'Aquila spera nel sì del difensore Portanova e poi Lanciano Dilettanti, il notaresco, non si iscrive alla promozione. E allora con lo sport noi come sempre chiudiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14. Invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.